hai comprato baccalà? Sì, signore, baccalà. Ma tu sei pazzo, quello non vuole sentire nemmeno l'odore del baccalà. E oggi lo sente. Save, e lo dici a me. Io, guarda, così come sta, ce lo sbatterei in faccia. Oh, mamma mia. Save, tu lo sai, non è possibile. Deve essere possibile. Incominciamo col baccalà. Per piacere, sto bottone. Non ne posso più. Non ne posso più. Sono 10 anni su. Sono 10 lunghissimi anni. Maledetto il giorno che ha messo piede per la prima volta in casa mia. Colpa tua. Tu gli dicesti condoglianze, Don Carmine, condoglianze. Venite a passare una sera in casa nostra. Così gli dicesti tu. Oh, così gli dicesti tu. Questa sera voi non dovete restare solo. Onorateci. È solo 10 anni che ci sta onorando sto fedente. Oh, ma dico io, ma con quale diritto? Ma mio padre, forse. Mio fratello, mio figlio, cos'è? Che cos'è? Che diritto c'ha? È un semplice amico. Un compagno di scuola, lo dico io, e tu perché sei compagno di scuola, ti trovi in diritto di pigliarti la casa mia, la tavola mia, i figli miei, il mio rasoio. Tutto si è preso, tutto, parassita, sfruttatore, carognone, tu! Ma stavolta la faccio finire, se la devo andare, se ne è da io, lo caccio, hai capito? Tutto bene. Che c'è? Mamma mia, i bambini!